Fate pure le vostre domande. Voi ci avete detto che noi abbiamo una visione un po' distorta della perfezione, perché è il concetto di perfezione che per noi è errato. Però tutti quanti noi cerchiamo di evitare i problemi, le malattie, i guai e vogliamo la serenità. Ci è stato anche detto più di una volta che non è indispensabile soffrire per elevarci e per fare il nostro cammino. È possibile una cosa del genere, avere una vita senza problemi, senza guai, senza malattie? È tutto possibile, ma vi accorgerete che quando questo avviene è perché la persona che vive quello stato d'essere non ha quella paura che avete voi di quelle situazioni di cui hai parlato. Allora vi diciamo che se avete tanta paura di una malattia, incontrerete quella malattia e se non sarete voi ad averla, sarà un vostro caro, un vicino. Così come se avete paura di una qualsiasi situazione, quella situazione vi raggiungerà in qualche modo. E questo non perché ci sia una punizione rivolta contro chi non è in grado di essere superiore a cure o contro chi non sia abbastanza coraggiosa. Questi concetti di coraggio e di paura fanno parte della materialità più bassa. Noi vi diciamo in realtà che le vostre paure sono dei doni preziosi che avete, perché sono il vostro bagaglio, sono quello che vi portate dietro da altre esistenze, sono elementi che vi compongono come le vostre braccia e le vostre gambe. Allora andare in giro senza sarebbe come per voi essere monchi di un qualcosa che vi compone realmente e che fa parte di voi. Noi vi diciamo che le vostre paure, i vostri limiti, sono la vostra identità attuale e che potete andare oltre quelle paure e quei limiti, non imponendovi di vivere situazioni drammatiche, ma semplicemente guardando in faccia quelle situazioni per quello che sono. Sono elementi di una divinità altrettanto gloriosa come ciò che considerate benefico per voi. Allora vi diciamo di imparare a guardare le situazioni con un occhio diverso, con l'occhio di chi sa che dietro il colore scuro si nasconde sempre una forza positiva, volta a far sì che quel colore abbia mille sfaccettature. E vi diciamo anche che tutto ciò che credete essere positivo per voi e bello è in realtà di passaggio, proprio come quello che considerate brutto, pesante e negativo. Allora le malattie di cui parlavi e le situazioni difficili altro non sono che degli specchi che vi mostrano chi siete e vi fanno vedere dove potete intervenire su di voi. Cos'è che vi turba di una malattia? Lo sapete benissimo e sapete anche che in realtà quel turbamento è della vostra mente più inconsapevole, è di una mente abituata a pensare in un certo modo perché le è stato insegnato così. Insegnate alla vostra mente a pensare alle situazioni della vita in maniera diversa e vi accorgerete che pian piano intorno a voi si farà luce. E si farà luce non perché non ci saranno più paure o eventi negativi, ma perché sarete voi a vedere la luce ovunque, poiché la luce è ovunque, dove voi ora non riuscite a vederla.